Compiti di segnalazione, compiti di sollecito, compiti di divulgazione soprattutto, e questo è quello a cui tengo di più perché è quello che sto facendo da molti anni, educare i cittadini ed educare anche gli animali, se possibile, a una convivenza utile, civile e che ci arricchisca tutti. Un incarico volontario e gratuito affidato attraverso avviso pubblico ad una persona con esperienza e professionalità. Da oggi il Comune di Napoli è il suo garante degli animali e la giornalista Stella Cervasio, da tempo impegnata per i diritti degli amici a quattro zampe. Nella sala della giunta, alla presenza del vice sindaco Sodano e dei consiglieri Carmine Attanasio, che ha promosso l'istituzione della figura, e del presidente della Commissione Ambiente Marco Russo, il sindaco De Magistris le ha conferito oggi la nomina, affidandole compiti di denuncia, segnalazione e supporto all'attuazione delle leggi vigenti in materia e in primo luogo del regolamento comunale approvato lo scorso luglio. È un lavoro che comincia da adesso, che segue quello dell'ufficio dei diritti degli animali che esiste già. In Italia ci sono soprattutto uffici dei diritti degli animali che hanno bisogno di un garante che si metta a lavorare, che si assuma le sue responsabilità, questo soprattutto in una città come Napoli che ha molte emergenze. Tra le funzioni del garante, che avrà un ruolo di raccordo tra istituzioni, associazioni e servizi veterinari dell'ASL, vi è anche quella di segnalare alla Giunta e al Consiglio l'opportunità di adottare provvedimenti e proporre azioni di tutela. Si occuperà inoltre di promuovere campagne di sensibilizzazione e iniziative per educare ad un corretto rapporto con gli animali. Abbiamo finalmente il garante per gli animali, la persona di Stella Cervasio, un ambientalista, una donna che si è sempre battuta per i diritti degli animali. Napoli si conferma ancora una volta la città dei diritti di tutti, e poi noi puntiamo molto su natura, vitalità, vivibilità, rispetto, per fare un'azione non solo di garanzie e di controllo, ma anche di proposte. Ci aspettiamo dal garante di essere un punto di riferimento per gli animali e per le persone che amano gli animali, e anche di proposta fattiva per migliorare sempre di più la vita degli esseri cosiddetti non umani. La nomina del garante, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del sindaco, avvia un nuovo percorso culturale che, contro i reati di abbandono, maltrattamenti e uccisioni, propone una cultura di solidarietà e rispetto per il mondo animale. Perché possono sempre di più avere tutelati i diritti contro i maltrattamenti e poter avere anche gli spazi, come gli spazi per lo sgambettamento dei cani, che ce ne sono già alcuni in città. Uno l'abbiamo aperto al Morosiglio qualche mese fa, ne vogliamo aprire altri in ogni municipalità, proprio per consentire la possibilità di vivere bene con gli animali. Approfitto di questa occasione per rilanciare un appello forte a non abbandonare gli animali nel periodo estivo, quindi a tenerli con noi, a mantenerli bene, a farli vivere, insomma, poi Napoli cerchiamo di renderla vivibile per tutti anche quest'estate.